questi raduni chiamano a raccolta moltissimi collezionisti, quello di quest'oggi ad esempio chi ha coinvolto? Eh sì, appunto oggi sono un po' stanca perché oggi nella fattispecie è il 25esimo Interclub ASI, cosa vuol dire? In Italia ci sono tantissimi club d'auto d'epoca formati da appassionati, magari nel consiglio direttivo il presidente è un farmacista, il vicepresidente è un ristoratore e questi regolarmente si radunano e tutti questi club, abbiamo anche la mascotte che è contenta, in questi raduni le persone che hanno le auto dei vari marchi si appoggiano all'ASI, che l'ASI diciamo è un ponte fra il Ministero dei Trasporti che fa le certificazioni di storicità e le case costruttrici. Come inizia la tua avventura con auto bianchi? 30 anni fa ero più giovane e avevo una bianchina trasformabile, proprio quella che a me 30 anni fa sembrava la macchina di Paperino che dietro stavano qua. È iniziata così la mia avventura. Dovendola restaurare mi sono trovata nel dilemma. Come faccio? Non se ne parlava, macchine già rare, oggi introvabili. E così ho scritto una lettera al grande avvocato Agnelli. Dopo un po' di tempo mi telefonarono e così mi acculturai molto per bene con molti ingegneri. E capì e conobbi tante storie, tante belle favole di vita, di personaggi in un modo incredibile. Lui stesso era uno dei sette fratelli Agnelli, ahimè rimase orfano perché suo babbo mentre faceva sci nautico un aliante lo decapitò e fu allevato dal senatore Agnelli, il quale vide nel Giovanni una grande testa e fu perciò indotto, istruito e cresciuto per poi proseguire alla grande azienda della Fiat. E perché parlo della Fiat e di Agnelli? Perché la volle lui, l'auto bianchi. Perché quando era giovane parlò con Dante Giacosa che allora negli anni 50 stava disegnando la Fiat Nuova 500, non la Topolino, la 500 Fiat. E vedendo i disegni disse bene, voglio fare un'altra 500, però più ricca di fasti, colori, bicolori, il cliente può scegliere anche le varie modelli, perché mentre la 500 è nata a ovetto e finita a ovetto, la bianchina è nata trasformabile, come era la mia, poi cabriolet, Brigitte Bardot, gli anni della dolce vita, panoramica col tettuccio aperto, andavano giù i sedili ed era un favoloso trasporto di teglie di lasagne, sempre negli anni 60 tutti al mare con gli ombrelloni. Oggi c'è, che dolore.
L'auto Bianchi era una fucina di modelli all'avanguardia, di modelli anche di primaria tecnologia che poi venivano portati in Fiat e prodotti modelli similari, magari un po' più poverelli. Vedasi anche l'innovazione tecnologica, il chiodo fisso di Dante Giacosa con la Primula, tutto avanti. Presentazione ufficiale anche per la nuova macchina che monta un motore Fiat 1100. Per avere qualche particolare tecnico abbiamo atteso l'arrivo del direttore generale dell'Auto Bianchi. Scusi ingegnere, vuol dirci qualcosa a proposito di questa macchina? Ma guardi, la nuova Auto Bianchi, che si chiama Primula, è una vettura nuova, noi diciamo, in quanto è la prima vettura di progettazione italiana con trazione anteriore e motore trasversale. Inoltre riassume in sé tutte le più moderne concezioni di costruzioni automobilistiche. Inoltre ha tanto spazio nell'interno e poco ingombro nell'esterno. A quale pubblico è destinata? Ma è una vettura di cilindrata media, quindi penso che possa interessare a tutto il pubblico, tanto più che il prezzo è particolarmente contenuto. Giù in Fiat modelli seguirono e non so, pensate anche negli anni 80 il motore Fire che cantava Lucio Dalla, il motore del 2000 sarà economico, sarà ecologico. Nella 1 era economico, ma nella Y10 la Fila, la Martini, la Ego, la Missoni, la 4WD, le prime quattro ruote motrici, la Selectronic, la prima col cambio automatico, un sacco di modelli eccezionali. Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato. Perciò nell'Auto Bianchi io ho fatto lo studio e accanto a me via via negli anni si sono affiancati altri esperti e portiamo avanti con onore un marchio che la Fiat e oggi FCA ci ha donato per portare appunto avanti con cultura e anche in eventi come quelli di oggi in un ambito turistico, sociale e di solidarietà. Appena terminato questo grande evento che ha avuto un grande successo con molti partecipanti, come si è svolta questa giornata? Una volta all'anno tutti i club aderenti all'ASI si mettono assieme per fare un raduno. Ogni volta l'organizzazione è diversa, ogni volta la località è differente, questa volta toccava a noi per non andare proprio nelle grandi città dove già ci sono state altre edizioni. Abbiamo pensato l'area del Monferrato dove non si era ancora fatto nulla, quindi abbiamo scelto Casale di Monferrato. Ogni anno c'è anche un tema centrale per queste manifestazioni. Quest'anno il tema erano le vetture di marca Auto Bianchi e le vetture di marca Abarth, quindi tutti i club hanno fatto gara a portare questo tipo di autovetture, anche perché noi già una volta all'anno come Auto Bianchi abbiamo istituito un premio
denominato Memorial Giorgio Gastaldi, in memoria appunto di Giorgio Gastaldi, che è stato l'ideatore del trofeo A112 Abarth, che è un trofeo che ha dato la possibilità ai giovani di correre nei rally con le A112, che erano piccoline, quindi con dei costi ridotti, misurarsi con i grandi, allenarsi per poi diventare dei campioni. Quindi sulla scorta di questa cosa noi abbiamo fatto, anche oggi abbiamo dato il premio intitolato Giorgio Gastaldi, che era la nona edizione, che tutte le volte per noi riguarda, è un premio che riguarda, limitato alle A112 Abarth. Questa volta, siccome il tema era tutte le Abarth, abbiamo dato un secondo trofeo anche alla vettura di marca Abarth non A112, che fosse considerata la migliore.